nuova Citroën C-Cross. Trasforma la tua strada. Buonasera da Umberto Meruzzi e benvenuti a questo appuntamento infrasettimanale di Apua News Sport. Appuntamento infrasettimanale dovuto al turno infrasettimanale del mercoledì della Serie D. Andiamo immediatamente a leggervi i risultati e i marcatori del girone E. Arrone Montevarchi 3-0, al 44esimo autorete di Bambi, quindi al 76esimo rigore di Marotta e all'82esimo ancora Marotta. Cecina Fortis Juventus 0-0, Forcoli Gavorrano 1-0, al 49esimo Mariotti per la squadra di casa, Massesor Vietana 0-3, al 15esimo Cioci, al 23esimo Giomarelli e al 77esimo Tealdi. Pontedera San Gimignano 1-1, al 66esimo Tamberi per la San Gimignano, al 78esimo il pareggio di Checchi per la Pontedera. Pontevecchio Armando Picchi 4-2, al primo Martinetti per la Pontevecchio, il pareggio al 23esimo di Freviani, poi al 33esimo Bartoccini ancora in avanti per la Pontevecchio, al 48esimo Tris di Arcioni, 50esimo Baronetti a Corcia per l'Armando Picchi e all'83esimo Maggionami porta sul 4-2 finale per i ponteggiani. Sansepolcro Rieti 0-3, al 31esimo La Cava per il Rieti, quindi ancora al 62esimo La Cava e al 78esimo sempre Miani. Sansovino Ponsacco 0-1 al primo minuto del Bono per la Ponsacco. Scandicci Deruta 0-2, vincono gli Umbri in trasferta con i gol al 10° di Zuppardo e al 20° di Berdini. Sestese Sporting Lucchese 2-0, questo è un risultato direi abbastanza sorpresa, risultato del quale non abbiamo i marcatori. Passiamo adesso alla classifica del girone E della Serie D. In testa Arrone e Sestese con 9 punti, seguiti da Pontedera e Ponsacco a 7, quindi Pontevecchio, Sporting Lucchese e Sansepolcro 6, Deruta e Fortis Juventus 5, Forcoli, Cecina 4, Orvietana, Montevarchi, Rieti e Massese 3, San Gimignano e Sansovino 1, chiudono Armando Picchi e Scandicci con 0 punti. Andiamo adesso a seguire il servizio dallo stadio Quartieri di Aulla. Questo pomeriggio la Massese è stata nuovamente pesantemente sconfitta. Massese che come domenica scorsa perde, questa volta per 3-0, Massese che è sempre contestata dai tifosi, contestazione che quest'oggi è sembrata più dolce perché gli ultra sono rimasti fuori dallo stadio. Andiamo a sentire quello che è successo nel servizio. Finisce come l'ultima domenica e come quella prima e come tutta la parte finale del campionato scorso. I dirigenti della Massese contestati dai tifosi bianconeri e scortati dalla polizia fino al casello autostradale. La situazione è paradossale e speriamo vivamente che qualcuno provi a risolverla. Si attendono notizie in serata. Si gioca di fronte a pochi spettatori al Quartieri di Aulla per la mancata stipula tra comune e società di una convenzione che regoli l'uso dello stadio degli Oliveti. Ultra fuori a contestare con striscioni e cori, Massese che ripropone il disastroso 4-3-3 di Ponte San Giovanni con Imperatore ancora incredibilmente schierato da terzino destro, il rientro di Ferrara, figlio del presidente, dalla parte opposta e, in avanti, Menin e Angelè dal primo minuto a far reparto con il perno centrale Cioffi. Parte all'attacco la modesta Orvietana e dopo alcuni lanci grossolanamente sbagliati aggiusta la mira con una girata di sinistro in aria di Tealdi, servito a ridosso della rete da una punizione di Ciccone che spaventa Biagi. Due minuti dopo, gli Umbri passano in vantaggio. Tealdi raggiunge la linea di fondo su passaggio filtrante di Giomarelli dal centro. Mette in mezzo dove Cioci anticipa l'immobile difesa puana con un colpo di punta. Al 22esimo l'Orvietana raddoppia grazie ad una penetrazione da sinistra dello stesso Cioci che impegna il reattivo Biagi. La respinta del portiere Massese finisce sui piedi di Ferrara che, nei pressi della linea di porta, indugia e viene bruciato da Giomarelli.
Al 32esimo Ciani batte una punizione di interno destro da centro-sinistra, poco fuori dell'area. La sfera sfiora la traversa. Al 35esimo si fa vedere la Massese con una punizione di collo esterno destro dalla distanza di Capitan Cioffi, che buca la barriera e sfiora il palo sulla sinistra di un Mandini immobile. Al 40esimo Tealdi in area gira bene sul palo vicino, ma Biagi in difficoltà respinge. In chiusura di tempo contropiede ospite con Giomarelli che serve in area per Tealdi, la sua botta è fuori. Nella ripresa entrano i giovani Benassi e il debuttante Tenneriello, al posto degli evanescenti Cioffi e Menin. Tenneriello si piazza in posizione di centroavanti, anche se è un giocatore che predilige gli esterni, Benassi in mezzo e la Massese passa al 4-4-2, prendendo in mano le redini del gioco. All'ottavo, bel lancio di Meligeni, anche oggi tra i migliori, Cangelosi, molto volenteroso. Sulla destra, in area, stop, rientro e chiusura col sinistro. Mandini respinge di piede. All'undicesimo viene annullata una rete a Tenneriello, che aveva caparbiamente vinto due contrasti, commettendo però fallo. Al 17esimo Cangelosi, dall'angolo, serve Benassi che, con l'interno sinistro, effettua un tiro cross respinto in tuffo da Mandini. Al 24esimo l'italo ganese Tenneriello calcia alto di destro da dentro l'area avversaria. In contropiede si rende ancora pericolosa la formazione biancorossa, che trova un palo con un bel pallonetto di Tealdi lanciato da Cioci. Al 32esimo il tris. Cioci, sulla destra in area, si libera di Bertoli con Ferrara sempre in ritardo. Dal fondo fa partire un cross sul palo lontano, deviato in rete di testa da Tealdi. In chiusura, Ciani, con un bellissimo sinistro fiondato, centra la traversa. Nella ripresa è entrato anche Lenzetti in luogo di Antonioli. Ascoltiamo adesso le interviste del dopo match. Ancora una sconfitta pesante, questa volta il passivo è stato limitato. L'Orvietana sembrava una squadra abbastanza debole, però è entrata, diciamo, anche abbastanza facilmente nella difesa. Quali sono i problemi più grossi che avete, che pensate di avere voi giocatori? I problemi più grossi che abbiamo è la mancanza di allenamento, la prima in assoluto, perché quando l'uomo ti va via in velocità, se non hai la reattività di gambe, l'allenamento non lo prendi, quindi è facile entrare nella difesa, è facile, quindi concludere è semplice. Cercheremo di allenarci meglio e continuare a fare delle prestazioni sempre migliori. Ovviamente la sistemazione logistica, cioè il fatto che parte della squadra si allena a Milano, non aiuta. Quello per niente, perché noi bisogna allenarci con la Juniores e non sappiamo i movimenti. È molto difficile creare azioni mandando al gol se non abbiamo contatti con quelli più grandi. Comunque nel primo tempo sono stati fatti giocare i nuovi acquisti dell'altra settimana. Cioffi e Menin, la Massese è andata abbastanza male. Nella ripresa, con l'ingresso direi soprattutto di Benassi, che ha dato ordine, il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2, qualcosina di meglio, se qualcosina di un po' più ordinato si è visto. Sì, abbiamo visto un po' più di gioco a centrocampo, però la situazione non è cambiata. Infatti abbiamo concluso poche volte in porta, tutte le volte calciavamo lungo il pallone, non c'era mai la poca distanza della squadra e non riuscivo mai a concludere qualcosa di buono. Virio Biagi, anche oggi un passivo abbastanza pesante, nonostante la tua prestazione sia stata discreta. Vabbè ragazzi, siamo tutti ragazzi, questo non importa il risultato per noi, cioè porta, però io tengo tanto la maglietta, però non possiamo fare di più per ora, sono le nostre potenzialità, sono queste, non ci si conosce tanto. Poi la mia prestazione secondo me è andata male, perché se ho preso 3 gol, quello per me è sempre andata male, però ci dispiace. Dicevamo con Bertoli, nel secondo tempo forse un po' meglio, la squadra più equilibrata col 4-4-2, sorprende però la posizione di Imperatore, che era punta lo scorso anno nelle giovanili e era punta anche a Livorno, adesso viene fatto giocare terzino destro e ci sembra che abbia anche diverse difficoltà. Anche secondo me, però l'allenatore non lo faccio io, però anche secondo me non, però se è il suo ruolo, il mister l'ha messo lì, vuol dire che si fida e non ci possiamo fare niente noi giocatori, cioè lui ha dato il massimo, me ne sono reso conto anch'io che ha dato il massimo, però di più non ha potuto fare, quindi mi dispiace per lui.
anche se però rimane un ottimo giocatore, come punta o come terzino. Cioè, lui fa sempre il suo dovere, se gli riesce bene o male, quello dipende anche dal che non è il suo ruolo, però mi dispiace. Però è sempre un ottimo giocatore per me. Per oggi è tutto, Umberto Meruzzi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre con Apua News Sport. Devi organizzare una festa? Solo alla Cartaria Tutto Party trovi la più ampia gamma di prodotti per rendere indimenticabili le tue ricorrenze. Palloncini, tovaglie, festoni, bicchieri, candele, piatti e molto molto altro ancora a prezzi convenientissimi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo in Via Angelini 9 a Massa. Immaginazione vola. Citroën C4 Picasso. E con Citroën Club hai 3 anni di garanzia, di polizza furto e incendio e paghi dal 2009 senza anticipo. Citroën, i monovolumi più scelti dalle famiglie italiane.